Il conservatorio è un'istituzione molto importante perché crea cultura, accende fuochi laddove sembra che il fuoco sia spento. Ed è importante certamente per la città di Pescara, per la provincia, per la regione, ma vorrei cogliere l'occasione delle tre bandiere che sono dietro di me, perché è davvero un conservatorio, diciamo così, la musica, no? Che non ha bisogno di parole, si confronta a livello europeo, a livello internazionale, a livello mondiale. E quindi questo gesto di orgoglio da parte del Conservatorio di Pescara, di sottolineare l'importanza della sua storia e del suo futuro, mi sembra un punto fondamentale per potersi confrontare alla pari, perché no, con le altre istituzioni analoghe che si trovano nel resto dell'Italia e in Europa. Gabriele D'Annunzio, insieme con Charles Baudelaire, è stato un poeta che è stato preferito per le sue composizioni da Claude Debussy. La poesia di D'Annunzio è estremamente musicale. Io ricordo, come tanti, di aver letto e aver studiato prima alle scuole medie e poi al liceo La pioggia nel Pineto, e l'ho riletta di recente ed è una fantastica sinestesia musicale. È una poesia nella quale il suono diventa protagonista, il suono della pioggia e tutti i fenomeni legati all'ascolto. Negli ultimi 20 anni, 30 anni, sono diventate molto diffuse le cosiddette sound walk. Sound walk vuol dire camminate sonore. È una disciplina che nasce dal Canada, da Murray Schafer, che è uno studioso, musicista e musicologo, morto quest'anno peraltro. Ebbene, La pioggia nel Pineto di D'Annunzio è una sound walk scritta forse 100 anni prima che venisse, no, 100 anni no, però 50 anni prima che venisse pensata un'idea del genere dal punto di vista acustico. Gabriele D'Annunzio l'aveva già realizzata in una poesia. Poeta, innovatore e musicalissimo.